Però quello che mi interessa è che si possa parlare dei retriever, bene, male, non ha importanza, ma che se ne parli. Bene, benvenuti in questo altro video di Dog Cafe and Friends, lo speciale di Dog Cafe che prevede degli ospiti cinofili e anche non cinofili, come avete visto nei video passati. Di cosa parliamo oggi? Di tre razze retriever a confronto, forse le più diffuse, un po' meno una magari, ma rispetto alle altre due, e parleremo di razze retriever che sono il Labrador Retriever, il Golden Retriever e il Flat-Coated Retriever, e ne parliamo con due esperte naturalmente, Miriam Rizzo che alleva Golden Retriever con l'affisso Anyshade. Benvenuta Miriam. Grazie Fabrizio. Patrizia Herrera che alleva Flat-Coated Retriever. Grazie di Benvenuta, benvenuta avermi invitato. Patrizia, quindi avremo delle due esperte. Mi ci metto anch'io oggi, spero che voi intervistiate in qualche modo me. Le domande che vi farò vi prego di rivolgermele questa volta, perché le tre razze retriever le tre razze retriever di cui parliamo oggi hanno degli elementi in comune. Ma anche no, e adesso vedremo perché. Quindi intanto benvenute, grazie per il tempo che mi state dedicando e che state dedicando a chi Grazie ci ascolterà. a te per averci invitato. Bene, Grazie. partiamo subito con le domande, che vi assicuro non sono difficili, ma state tranquille. Intanto parliamo un attimo di origini delle nostre razze. Io vorrei che ci sia una chiacchierata, niente di che, una chiacchierata che preveda un confronto tra queste razze retriever. Prima lascio la parola a voi. Per quanto riguarda tema origini, cosa abbiamo in comune? Noi Labradori, cioè noi Labrador, voi Golden e voi Flat. Per me potete parlare, fate voi. Senz'altro il fatto che sono cani da riporto, principalmente, io direi, che sono cani che amano l'acqua, per cui lavorano bene in acqua. Devo dire che il flat delle tre razze è il più antico, è quello che è stato creato per primo, dopodiché sono venute le altre due. Che per quanto riguarda il flat non troviamo all'interno del suo DNA Labrador, ma troviamo dei Golden per aumentare il sottopelo e l'acquaticità e questo ha portato ad avere in alcune linee di sangue il gene del biondo, dato proprio dal Golden. Scusa Questo per Patrizia, ti quanto interrompo riguarda il perché mea culpa, non ho detto il nome del tuo allevamento, affisso Shiny Cot. Ti ringrazio. Scusami, mi era sfuggito, ma questo è il bello della diretta registrata. Vai, prego. Ok, ora la parola a Miriam. Beh, sicuramente tutte le razze retriever hanno, diciamo, una matrice di cani che erano presenti alla fine dell'Ottocento e che erano già considerati dei cani da riporto, quindi dei retriever. Il Golden è una vera e propria razza creata dall'uomo in quanto un personaggio, un nobile scozzese di allora, decise proprio di creare una nuova razza, tra l'altro affascinato dal fattore colore, che allora diciamo tutto quello che non era nero era considerato yellow. Esistevano ogni tanto questi yellow retriever che normalmente in realtà nelle cucciolate diciamo di allevamento spesso venivano proprio soppressi, eliminati alla nascita perché si pensava che i cani neri avessero una maggiore attitudine alla caccia. Lui invece decise che voleva creare una razza che fosse diversa. Anche lì l'acquaticità, diciamo, gli è stata conferita proprio nel primo accoppiamento che è stato pensato dal fondatore della razza. È stato, diciamo, unito questo yellow retriever che lui aveva acquistato da un operaio, diciamo, dalla manovalanza del paesino presso il quale abitava e l'ha, diciamo, accoppiato con una razza che adesso è estinta.
a questa probabilmente dobbiamo anche molte delle caratteristiche di acquaticità del Golden, come invece succede nel Labrador per altre razze che sono state, diciamo, inserite, razze di allora naturalmente, che era il Tweed Water Spaniel, una razza che adesso non esiste più e che probabilmente ha conferito qualcosa di diverso, diciamo, al Golden rispetto ai cugini. Questo, Miriam, diciamo, per dare un po'. lo chiedo anche a te, Patrizia, dove siamo? In Inghilterra? Dall'altro? Perché In per quanto mi Inghilterra. riguarda, io sono un Labrador oggi, provengo dall'isola di Terranova, quindi vorrei capire se voi, le vostre razze, hanno, diciamo, preso qualcosa da lì, hanno rapporti con lì, con l'isola di Terranova, com'è nel Labrador naturalmente. Allora, per quanto riguarda i Flat, no, è una razza totalmente inglese, nata intorno al 1830, da cani d'acqua, tipo il Warwick Cotter Retriever, piuttosto che il Cao de Agua Espagnol, piuttosto che c'è dentro anche del Terranova. Sono tutte razze che sono state usate per creare il cane adatto all'acqua e adatto al riporto, però assolutamente è un cane nato in Inghilterra. Adesso per farla breve, perché Sì, la storia certo, è sarebbe chiaro. molto più lunga. Quale dei due colori è nato per primo? Nero, Naturalmente. assolutamente. Il nero sì, anche perché veniva usato, se parliamo della prima e della seconda guerra mondiale, veniva usato come cane per portare messaggi da una sponda all'altra dei fiumi, piuttosto che il nero non si vedeva, soprattutto di notte. Per cui il nero era assolutamente stato predominante, fino a che appunto hanno inserito il golden per dargli più sottopelo, Miriam, tu il nel nero. intorno al 1940. Miriam, tu il nero non ce l'hai, quindi diciamo ti è andata male, cioè vi è andata male fino a noi, almeno abbiamo il nero e abbiamo avuto un punto di partenza ben preciso, quindi voi diciamo Ma che. in realtà, sai, Fabrizio, c'è da dire che siamo in un periodo storico in cui c'era una grande commistione, per cui per esempio il famoso cane di St. John è probabilmente dietro ai A tutti, retriever, a a prescindere. tutti i retriever e quindi anche dietro al Golden. Solo che, come ti dicevo, in realtà nel caso del Golden è stato scelto proprio un colore particolare, quindi un colore che era considerato raro ed era anche considerato un po', come posso dire, un po' anche il fanalino di coda perché si pensava che i cani neri fossero più bravi a caccia. Ma io da qualche parte una volta ho letto che il nero effettivamente, come ha detto Patrizia, si mimetizzava di più in acqua, quindi diciamo, forse cacciava meglio perché era più rispetto al giallo, per esempio, un colore chiaro che spicca. L'avevo letto su qualche libro, adesso non ricordo bene cosa. Quindi comunque possiamo dire che anche se nel caso del flat diciamo, siamo direttamente in Inghilterra, ma dall'altro lato dell'oceano qualcosa arriva, insomma, un'influenza arriva. Sì, perché il cane di St. John era già presente al momento per esempio, della creazione del Golden. E nel caso del Golden ci troviamo proprio nelle Highlands scozzesi, dove questo Lord Tweemouth aveva comprato una. Cioè, tra l'altro, c'è una storia bellissima sull'acquisto di questa tenuta di Guisacan, che lui, diciamo, riesce a comprare ad una cena. Dove il proprietario, quasi per scherzo, dice che se gliel'avessero pagata una certa cifra, lui l'avrebbe venduta. E lui gli fa immediatamente l'offerta, e siccome la parola data tra nobili a quell'epoca, diciamo, aveva un valore, praticamente il proprietario di Guisacan si trova praticamente costretto a vendere questa estate meravigliosa con tantissimo terreno. Tantissimi acri di terreno dove tra l'altro insomma c'era moltissima selvaggina e questa bellissima manor house di cui purtroppo ormai esistono soltanto le rovine, che è una associazione, diciamo una fondazione sta cercando di conservare e recuperare. Quindi siamo proprio nel pieno della Ed è il Scots, famoso posto diciamo in della piena Scots. foto con tutti quei golden, quello che mi hai fatto vedere una volta. Esattamente, esattamente. È un posto dove quasi ogni
ogni anno, adesso diciamo Covid permettendo, speriamo di poterlo diciamo rivedere, si sono riuniti a centinaia, penso che l'ultimo record sia qualcosa di tipo quasi 400 golden davanti alle rovine del posto che ha ospitato la prima cucciolata di golden. E ne siamo certi perché questo Lord Twymouth teneva un accuratissimo registro di tutti gli accoppiamenti che faceva. Lui, diciamo, chiaramente non aveva soltanto il Golden, erano dei nobili che tenevano tanti tipi di cani da caccia, avevano dei canini molto ben organizzati, e lui aveva questa, diciamo, cura maniacale nel scrivere tutti i cani che acquistava, che dava, e c'era anche una grossa gelosia nell'allevamento, nel senso che tutti i cuccioli di queste cucciolate non venivano assolutamente venduti, venivano dati diciamo, con grande attenzione ai membri della famiglia o a persone di particolare rilievo e rispetto. No, per quanto mi riguarda, invece, noi abbiamo avuto diciamo, uno scambio interessante tra Inghilterra e Canada. L'isola di Terranova è nel territorio del Canada. L'isola, cioè il cane di St. John, naturalmente alle spalle. Io, quando mi è capitato di studiare tutta la storia ben precisa, diciamo, c'è stato questo interesse da parte di alcuni nobili inglesi, il conte Malmesbury. Ricordiamo, è stato uno dei primi allevatori, forse il primo, che ha notato questi cani che venivano utilizzati dai pescatori di merluzzi nei banchi, diciamo, dell'isola di Terranova e che riportavano bene dall'acqua, e quindi da lì poi, diciamo, è nata il Labrador. Naturalmente l'ho fatta breve, così come lo conosciamo. Ora, Però Fabrizio, mi sì. pare che nel tuo caso le località, diciamo, dell'Inghilterra che sono state coinvolte nella fondazione del Labrador sono in realtà due, o mi E sbaglio? allora, in realtà sono due, una a nord e una a sud, però quella a sud è, per quello che ho potuto leggere dalle lettere diciamo, originali dei nobili inglesi, da dove diciamo, si viene fuori poi la storia che descrivono i libri, c'è un leggero anticipo del conte di Malmesbury a sud. Scusate, io ho il mio gatto che è qui. Non è il caso che c'è un leggero anticipo. Poi c'è stata subito una collaborazione tra nord e sud, e quindi diciamo, però sì, possiamo dire che quasi coincidono. Le località sono due: uno nel porto di Paul, dove arrivavano le barche che sbarcavano praticamente dalla rotta dell'isola di Terranova provenienti dai banchi di merluzzi. Però adesso dico, stiamo parlando di tre razze che sono retriever, come ha detto Patrizia, sono state selezionate per il riporto. Però la domanda che mi faccio io è: ma perché tre razze? In realtà non sono solo tre, ce ne sono altre, ma perché avere tre razze retriever e non una? Non sarebbe stato più semplice averne una, visto che comunque dovevano riportare, a meno che non ci sia anche in dettaglio delle piccole sfumature tra le tre razze che le differenzino. Che ne pensate? Assolutamente sì, le differenze ci sono, anche solo morfologiche, quello è evidente, il pelo, quello è evidente, strutturali anche le teste dei flat è completamente diversa dal Golden e dal Labrador. E perché queste differenze morfologiche che naturalmente possiamo notare? Cioè, cos'è che ha spinto il primo allevatore di Labrador, cioè le persone che allora decidevano, adesso faccio una razza, sempre retriever, che però deve avere la testa più affusolata oppure il pelo più lungo rispetto al Labrador? Cioè, secondo voi, in base alla vostra esperienza, cosa ha spinto le persone a differenziarsi anche di poco all'interno dei retriever sempre? Ma secondo me, per quanto riguarda il flat, hanno cercato di creare quella che ancora oggi è riconosciuta come la più elegante delle sei razze retriever, Confermo, è molto per elegante il cui flat. è molto elegante, molto friendly, quello lo sono tutti, però in maniera diversa, assolutamente. Quello è una cosa che cerco sempre di far capire anche ai miei clienti quando mi vengono a chiedere le varie differenze. Poi Miriam, non so se ha da aggiungere. Per quanto riguarda il flat, secondo me, hanno voluto creare
un cane meno tosto, che non è la parola giusta, però un pochino più aggraziato, un pochino più elegante rispetto al Labrador Golden. Certo, il Labrador è più Allora, rozzo nel dei tre. caso, esatto, diciamo che il Labrador era proprio, diciamo, viene da, proprio dal classico modello del cane da caccia di allora, ecco. Certo. Nel caso del Golden, ce lo dice la storia, sempre questo Lord Plymouth aveva come obiettivo quello di avere un cane che andasse bene a caccia, andasse bene in acqua, ma che fosse di un colore gradevole, e soprattutto molto friendly con i bambini e tutta, diciamo, il resto, il contesto di dame, nobildonne e relative famiglie con bambini che alloggiavano in questa famosa tenuta, e chiaramente non era solo la sua famiglia, ma tutto un insieme di villeggianti che si riunivano lì per l'estate. E lui voleva proprio un cane che fosse particolarmente gradito anche al resto degli abitanti della sua tenuta. Quindi c'è proprio un obiettivo. Ecco, io penso che magari un cane nero spaventa un po' più, diciamo, di un cane chiaro, Sì. dorato. Ancora E oggi è poi lui ha così, cercato però. Purtroppo purtroppo. sì. Sì. E poi lui ha cercato proprio di inserire, diciamo, in questo cane immediatamente un'indole particolarmente giocosa. Si parla di questo, per esempio, primo capostipite della razza, che si chiamava Nus, che passava spesso le giornate, quando non andava a caccia con, ci sono anche delle vecchie foto, vecchissime foto, con, che so, la pezzetta in bocca, e la portava in giro, la portava a tutti i bimbi lì presenti. Quindi c'è, cioè, un cane veramente molto amichevole. Ecco, Ecco, io penso che queste siano state le due esigenze che hanno spinto verso il Golden. allora io credo che quello che hai detto sia corretto e comunque diciamo il dog friendly diciamo, delle tre razze è comune. Però effettivamente bisognerebbe conoscere a fondo le tre razze. Io naturalmente conosco di più il Labrador, un po' di più rispetto al Flat e il Golden, perché comunque lavorando con Miriam ho avuto modo di vedere i suoi cani. È un po' meno il flat naturalmente, però quello che dice Miriam, cioè al di là del fatto che tutti hanno questo carattere molto docile, molto giocoso, però effettivamente avendo sotto mano un Labrador e un Golden, io mi rendo conto di una differenza, cioè il Labrador è un po' più, poi stiamo parlando di cose generali e poi il singolo soggetto naturalmente può essere un'eccezione e capita sempre, però effettivamente delle sfumature ci sono e che magari all'occhio di un neofita non vengono fuori, sembrano tutti cani facilmente addestrabili e giocosi e adatti ai bambini, però effettivamente delle sfumature ci sono. Vabbè, a questo punto abbiamo un po' anticipato l'altra domanda perché era affinità e differenze nel carattere delle tre razze, al di là di quello che abbiamo detto, notate delle differenze o altre affinità? Assolutamente sì, per quanto riguarda il flat, senz'altro è un cane sicuro caratterialmente, poco abbaioso, assolutamente. Io ho dei clienti che mi chiedono spesso se il cane ha mai abbaiato o ha avuto voce, perché non abbaiano quasi mai. Molto, molto, molto ruffiano. E io questa, la differenza, avendo anche qualche Golden, la vedo, cioè il flat è veramente un cane che, se viene sgridato, viene lì, dai, in fondo non ho fatto niente, cerca la coccola, è molto molto bacioso, lui muove la coda quanto la lingua, quasi in sincrono, e io trovo che rispetto alle altre razze retriever è molto molto cozza, cioè ha proprio tanto tanto bisogno di avere il contatto con la persona, anche se fosse solo una zampa sulla tua scarpa, piuttosto che il muso poi vicino alla tua gamba. È veramente un cane molto cozza. Immagino cosa deve essere perché io lo pensavo dei Labrador, quindi Guarda, chi ha avuto anche il Labrador e poi ha avuto il flat, ma mi ha fatto proprio notare questa differenza. Io non ho mai avuto Labrador, però me l'hanno fatta notare che è molto peggio. Ovviamente si parla in generale, come hai detto tu giustamente, della razza,
Poi c'è il singolo soggetto, certo. Cioè, può essere il singolo soggetto che lo vedi a come nasce, che sarà un canino più abbaioso, e c'è quello che invece assolutamente non abbaierà mai, ma insomma sono differenze soggettive del cucciolo, ma in generale il flat, quello che dico sempre, è sì il più elegante delle razze retriever, ma ruffiano nel DNA e forza. Questo è fuori di dubbio. Miriam? Rispetto al Golden. Beh, il Golden, secondo me, tra l'altro, Fabrizio, tu ti trovi ad avere a che fare sia con me che con Patrizia, con due persone che hanno avuto più razze retriever. Appunto, Patrizia alleva anche Golden, quindi diciamo sa bene, certo, la differenza. Le manca il Labrador, che invece io, diciamo, ho avuto, seppure in, diciamo, in piccola, veramente diciamo, un piccolo, diciamo così, intervallo di tempo, okay. Anche proporzione, sì, un piccolo intervallo di tempo e anche proporzione, naturalmente. E poi si trattava di, nel mio caso, di Labrador di linea da lavoro, quindi diciamo con una sfumatura in più. Però ecco quello che ha detto Patrizia, sicuramente io ti posso dire che ci sono delle grosse differenze. Non ho mai, diciamo, avuto un flat, però avendo avuto per esempio appunto dei Labrador, seppur di linea da lavoro, quindi stiamo parlando comunque di una sfumatura anche lì caratteriale leggermente diversa, il Golden mi sembra, ecco, se dovessi descriverlo, direi che probabilmente per me è la più sensibile delle sei razze. Il che significa, naturalmente, questo con, diciamo, i vantaggi e gli svantaggi della sensibilità, nel senso che un cane è fortemente empatico. Il Golden ti legge nel pensiero, se stai male già lo sa, prima ancora che apri la porta di casa. E naturalmente questa sensibilità lo rende anche un filino più sensibile anche al modo con cui ti porgi verso di lui, al modo con cui lo tratti. Sono cani che sono molto sensibili alla voce, cioè se un Golden è cresciuto bene non ha bisogno di nessun'altra indicazione se non la voce umana. Cioè già dal tono di voce il cane capisce perfettamente. Ecco, quello, in questo, guarda, forse non so, scusi, ti interrompo, quello anche, sì, sì, anche miei flat, cioè basta cambiare la tonalità di come dici il nome di quel soggetto, con la tonalità della voce lui sa se lo stai sgridando, se lo stai lodando, se lo stai, sì, chiamando. Assolutamente d'accordo. E in questo ti devo dire, Fabrizio, che ecco, mi trovo vicina a Patrizia, non solo perché, anche perché lei ha anche lei Golden, ma perché secondo me anche appunto da un certo punto di vista il flat e il Golden sono i, diciamo, i più vicini rispetto alle, cioè, altre razze. Il Labrador è un mondo completamente diverso. Il Golden, per esempio, è un cane anche lui giocherellonissimo, soprattutto i maschi, ma anche fino a in tardissima età. È un cane, diciamo, ecco, l'altro aggettivo oltre a empatico che inserirei è la docilità. Sì. È di una docilità impressionante, anche lì con i pregi e difetti di questa cosa, perché l'eccessiva docilità può essere schiacciata da un intervento, per esempio, di un proprietario non appunto appropriato. Appunto. Dici invece come è fatto il tuo Labrador. Ma io quando vedo il mio Labrador, che è, diciamo, il mio Labrador appunto che ho in testa, ma non è che si discosta tanto da quello che in realtà sono gli altri Labrador, io penso ad un fuoristrada, penso sempre a questo e mi trovo molto vicino a questo. In realtà condivide una cosa che ha detto Patrizia, condivide l'aspetto di essere appiccicoso, diciamo noi qui, proprio sta sempre attaccato. Naturalmente da soggetto a soggetto possono variare le cose, però ricordo sempre, ma questo penso che sia tipico, molte persone che hanno il Labrador si saranno accorte di questo, che pure se hai un ettaro di terreno e i cani sono liberi, il cane ti starà qua, ma non qui, cioè qui proprio tra i piedi. Noi mangiamo fuori e tutti quanti a un certo punto sono costretto a chiuderne alcuni, perché se no non possiamo neanche muoverci, effettivamente diventa un po' ingestibile la cosa, quindi faccio un turno. Quindi da questo punto di vista
per questo ho detto a Patrizia, immagino cosa deve essere il flat, perché se già i Labrador, diciamo, sono, hanno questo aspetto, allora se lei dice che è ancora di più il flat, insomma, immagino cosa deve essere. Però lo vedo, il Labrador invece rispetto alle vostre due razze, secondo me è molto più rozzo, più ruspante, che è una cosa, un aspetto che a me piace molto. Cioè, se, per esempio, penso sempre questo, se io dovessi comprare una macchina, tra una macchina sportiva e un fuoristrada, sceglierei sicuramente il fuoristrada. E ho scelto il Labrador. Cioè, il Labrador a me piace sporco, mi piace, sì, è vero, può essere elegante, no, naturalmente non come il vostro pelo lungo, perché il lungo sfila, non parliamo del nero No. naturalmente, quindi non mi ci metto, però vi assicuro che anche un lungo, un nero a pelo corto, ben lucido, non è, fa la sua figura. Diciamo, quindi da questo punto di vista sicuramente è un po' più rozzo, naturalmente ci sono sensibilità diverse da linea a linea e da soggetto a soggetto, a me capita naturalmente, quindi anche lì bisogna dosare diciamo il giusto comportamento sia nel lavoro che nella vita privata, chiamiamola così, da soggetto a soggetto. E a proposito del lavoro, vi chiedo un'altra cosa, invece, che differenze o affinità ritrovate proprio nel campo del lavoro? Naturalmente mi riferisco al riporto. Se avete avuto modo di lavorare con razze diverse dalle vostre, oppure le avete viste sicuramente, secondo voi ci sono delle differenze nell'ambito del riporto? C'è cioè un cane che, Anche qui cioè, Fabrizio scusami, sei un cane che fortunatissimo va, perché su un fagiano, diciamo, quindi prendiamo come base comune questo: invio in un fagiano e ritorno. Ok, senza troppe difficoltà. Il Labrador, il Flat e il Golden lo fanno allo stesso modo? no, assolutamente no. Allora lascio subito la parola a Patrizia, così introduce lei il flat, che secondo me è un mondo, diciamo, dall'aspetto lavorativo, diciamo, è veramente un mondo a sé, per dire che sei ancora fortunato, perché sia io che Patrizia non solo abbiamo lavorato con i nostri cani, ma abbiamo avuto modo di vedere anche altri cani al lavoro. A te, Patrizia. Senz'altro il flat è un cane. Come posso dire? Perché non voglio dire cose né dei Labrador né dei Golden, perché voglio parlare del flat. È un cane che prima di partire, prima di essere mandato sul riporto, deve capire perché lo deve fare e cosa deve fare. Ok? Per cui è un cane che apprende molto facilmente. Sembrano alcuni miei, io parlo per i miei soggetti, alcuni miei soggetti. Quando li inizio a lavorare sembrano, è brutto da dire come termine, già imparati. Cioè, mi fanno già la steadiness e io non gliel'ho insegnata. Mi vanno sul marcato senza, sul fagiano caduto, me lo riportano, me lo danno in mano e mi guardano, che io rimango così veramente con la faccia stranita perché veramente non gli ho fatto niente. Però loro devono proprio capire perché devono fare quel lavoro prima di partire, ok? Gli si deve spiegare cosa devono fare. Una volta che l'hanno imparato in due, tre, massimo tre volte, loro ti fanno l'esercizio giusto per sempre. Questo non Quello vuol che dire che tu non hai problemi o intoppi nella fase di addestramento, almeno ah, voglio sperare, per assolutamente no, favore. assolutamente. No, no, assolutamente no, perché ovviamente c'ho anche il cane che invece mi guarda e non mi riporta, oppure il cane che va a prendere se ne va per i fatti suoi. Quelli sono un po', possono essere errori miei di base all'inizio, quando inizio ad addestrare, oppure c'è il cane che ha più predatori, cioè ha meno will to please, piacere di farti piacere rispetto ad altri, questo senz'altro. E il flat è un cane al quale va insegnato a usare il naso perché loro vanno molto a vista, per esempio. Per cui molte volte arrivano nel posto dove è caduto il fagiano, magari il fagiano era ferito, appedonato. A quel punto, soprattutto all'inizio, rimangono un po' spiazzati. Miriam? Allora anche il Golden ha delle sue sfumature e a proposito, diciamo, del flat, ricordo che spesso, diciamo, è rimasta celebre la
la memoria dei flat, correggimi se sbaglio, Patrizia, nel senso che sono dei cani che hanno moltissima memoria proprio sul dove hanno trovato, dove sono stati mandati, il che può essere un vantaggio, ma a volte è anche uno svantaggio. Un vantaggio, perché se devono fare più riporti, loro continuano ad andare sul primo, magari sul primo posto dove hanno trovato il riporto. Però essendo meno sensibili, perché più sicuri caratterialmente rispetto al Golden, anche se gli sgridi non crei troppi problemi. Non li demolisci, diciamo. Ecco, diversamente da quello che mi è capitato succedesse con il Golden. Questo sì, poi me lo devi dire anche tu. Golden bisogna stare proprio attento un pochino di più con la voce che usi, col tono della voce. Allora, nel caso del Golden io ti posso dire che in generale secondo me hanno un ottimo marking. Allora, io penso che le loro caratteristiche al lavoro siano dovute al fatto che sono, diciamo, meno veloci rispetto, per esempio, o meno irruenti rispetto, per esempio, al Labrador o al Flat. Cioè, il Flat è sicuramente... strutturalmente sono più pesanti, per cui sì. Sono fatti probabilmente sono stati anche pensati per un tipo di lavoro differente, quindi diciamo hanno un buon naso, un ottimo naso, un buon marking. Devi molto calibrare il modo con cui li porti a fare quello che comunque per loro, a loro piace, è una cosa che gli piace molto. Hanno una grossa will to please, quindi generalmente non hai dei grossi problemi da questo punto di vista, però rischi, siccome chiaramente l'addestramento al riporto comunque è un addestramento molto tecnico che richiede, diciamo, delle sfumature particolari, diciamo cerchi comunque gradatamente di essere sempre più esigente, ecco, devi dosare molto bene la mano, perché altrimenti rischi che il cane ti si chiuda, e non perché magari non capisce o non apprende, ma perché sente la pressione di quello che tu gli stai chiedendo. Anche della competizione probabilmente. No, quello meno. Quello molto meno. Ma il Labrador, come dicevo prima, ha detto anche Miriam, parte. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di lavorare, diciamo, in gara, per ovvi motivi, ma non apriamo questo discorso perché sennò potrei lasciarmi andare, Miriam lo sa, e spero più presto, però ho lavorato diciamo in addestramento e ho avuto modo anche in qualche occasione di condurre un Labrador lavoro di Miriam, che mi è sembrato di avere completamente un'altra razza rispetto al Labrador da show, diciamo. Quindi già vedevo una differenza e anche ho lavorato con qualche Golden di Miriam. Adesso non so se era un problema, adesso non ricordo quale fosse il soggetto, non so se era un problema di soggetto oppure di razza in generale, però effettivamente quando conduci un Labrador e un Golden la senti la... È come se fosse uno sprint diverso. Cioè io l'unica femmina che ho che ha lavorato seriamente è la mia Nera, che è cambiata completamente da quando ha iniziato a lavorare, ha fatto la gara, cioè adesso è un altro cane in allevamento, e quando conduco lei, cioè lei brucia il terreno, parte, però c'è un problema che pensa, che può essere una cosa positiva fino a un certo punto, però, perché a un certo punto il cane che pensa troppo potrebbe anche andare per conto suo, è come se ti dicesse ho capito, faccio io, va bene. Quindi là devi lavorare molto di addestramento e fare in modo che il cane ti ascolti, cioè si affidi completamente. Lì poi dipende anche dal carattere, però anche lì, qui ripeto, diciamo purtroppo ho poca esperienza in gara, quindi mi posso riferire soltanto ad un ambito di training. E adesso cambiamo un attimo diciamo utenza. Posso dire, sì, certo, aggiungere una cosa per quanto riguarda il lavoro, per come la penso io, per come si sta lavorando oggi in Italia, ci sono cani troppo telecomandati. A me non piace questo tipo di lavoro, non mi piace
assolutamente il cane addestrato, sì, ma il cane deve far vedere le proprie doti naturali, cosa che all'estero fanno, cosa che all'estero lasciano di più fare al cane per vedere proprio le proprie doti che non l'addestramento troppo computerizzato. A me l'addestramento computerizzato non mi piace, per cui anche negli ultimi anni ho un po' lasciato andare il lavoro delle gare, cioè non ad altissimi livelli come facevo tanti anni fa, proprio perché prima di tutto con un flat è molto difficile arrivare a livelli del Labrador, soprattutto delle linee da lavoro, cioè è Certo. impensabile, ce n'è uno ogni tanto, se ci sono 10 Labrador magari c'è un flat che ti può arrivare, ma poi perché a me non piace personalmente, indipendentemente da tutto, il cane ha un suo istinto e molte volte ci becca più il cane che non noi che siamo magari a 200 metri da dove è caduto il selvatico, per Patrizia, esempio. io ti ringrazio per questa precisazione perché hai toccato un tema caldo che negli ultimi giorni, diciamo, ho affrontato anche in altre occasioni, in altri video. E naturalmente c'è chi la pensa in un modo o in un altro, Senz'altro, ben senz'altro, vengano questo è il tutte mio queste. pensiero, ci mancherebbe. Io mi trovo molto vicino a te, nel senso che sì, è chiaro, ben venga l'addestramento potrei considerare l'addestramento come una cura. E del patrimonio genetico che già i cani ci danno, quindi i cani hanno una selezione, quindi abbiamo un patrimonio genetico. Se noi tramite l'addestramento incanaliamo quello che già i geni ci danno in una giusta direzione, ben venga, ma che questo non venga portato Certo. all'eccesso, cioè per me il cane deve sempre cacciare e in una maniera credibile, Esatto. naturalmente, cioè portarlo allo stress o all'estremo. Io non mi trovo O all'estremo. per la mia poca esperienza, naturalmente, però mi trovo perfettamente d'accordo. Ti ringrazio per questa precisazione. Assolutamente, tipo, io non cioè vedere le gare che fanno oggi, per carità, tanto di cappello, eh. Cioè io non sto dicendo che non sono bravi quei cani che arrivano a quei livelli Bravi con anche gli quelle addestratori preparazioni. perché fanno un ottimo lavoro. Assolutamente, assolutamente bravissimi, a parte che loro poi comunque, a parte l'esperienza, lo fanno tutti i giorni, per cui il cane lavorare tutti i giorni la differenza ci vede, non come noi poveri mortali che Cioè, magari riusciamo a lavorare una volta alla settimana quando parla ci lei, Miriam. riusciamo. Se lei è povera mortale, noi diciamo, chissà dove siamo. Figurati noi, Figurati figurati no. noi. Ok. Però veramente vedere cani troppo forzati sull'addestramento, io so che mi tirerò addosso le ire di tutti quelli che hanno i cani in open, per carità, ma io voglio vedere l'istinto del cane, quello che noi, il patrimonio genetico, Quello che come c'è già, dicevi tu, certo, quello che c'è già. quello che c'è già, che noi senz'altro c'è nel Labrador, c'è nel Golden, che abbiamo assolutamente anche nel flat. Io sto cercando di portare avanti dei cani, non che siano da campionato di lavoro e campionato di bellezza, dei buoni cani da lavoro che siano corretti allo standard. Punto. Io Certo. non cerco di avere i super mercati. Poi se vengono ben venga, ovviamente, Certo. però che comunque mantengano il buon carattere, il will to please che devono avere, comunque niente per fare il loro lavoro, che poi, a parte il riporto, oggi i nostri cani, i nostri retriever, lo sappiamo tutti, fanno di ogni. Certo, è È chiaro. bello proprio per questo il retriever, Certo. soprattutto le nostre tre razze, cioè fanno dalla protezione civile all'assistenza sui bambini portatori di handicap, piuttosto che salvamento, piuttosto che le macerie, cioè ne fanno di ogni, Sì. oltre agli altre discipline sportive. Però l'importante è che mantengano le caratteristiche di razza, Certo. senza andare troppo a eccedere. Scusate questo No, ma è no, no, no. io mi trovo d'accordo anch'io, nel senso che, e tra l'altro c'è anche, secondo me, proprio un problema tecnico. Le performance richieste, diciamo, nell'ambito del lavoro con gli anni sono naturalmente cresciute, a dismisura, il che rende un po' difficile anche che
le varie razze con le loro caratteristiche possano mantenersi, diciamo, al livello che è nettamente dominato dai Labrador da lavoro. Ci sono anche, Certo. diciamo, delle, così, delle particolari situazioni, per esempio di Golden da lavoro, ma stiamo parlando sempre di linee da lavoro, che riescono ad arrivare ad eccellenti risultati, però ecco, la massa, delle popolazioni canine appartenenti soprattutto alle altre razze retriever, chiaramente davanti a queste performance fortissime che vengono richieste ormai dal tipo di gare in auge, secondo me vengono un po' penalizzate perché hanno, diciamo, nascono con un tipo di lavoro anche differente, ecco. Bene, Infatti, vai, vai, vai. per esempio, se devo fare un esempio pratico, un'altra razza retriever della quale oggi non parliamo, che è il Nova Scotia Dactolin Retriever, lui ha una caccia completamente diversa da quella che facciamo noi. Però nelle gare di caccia in Italia gli viene richiesto lo stesso tipo di lavoro che facciamo noi. Ed è sbagliato perché all'estero loro fanno le gare per il conto loro in maniera completamente diversa dalla nostra. Sì. Per cui diciamo che, tra virgolette, vengono penalizzati. Poi sono preparati perché ci sono degli ottimi allevatori che lavorano col Esatto. cane e vengono preparati come i nostri, ma non è il loro giusto lavoro, non è quello per il quale loro sono stati creati. Però, pur essendo una razza retriever, hanno un altro tipo di lavoro. All'estero fanno le gare per loro. Noi in Italia non abbiamo la possibilità di farlo solamente perché non ci sono abbastanza cani per poter mettere in piedi una gara per loro. Ecco, mettiamola così. Per cui sono costretti a fare le nostre gare. Allora, vi faccio l'ultima domanda, adesso pensiamo un attimo ai nostri proprietari, clienti, futuri e attuali, e mi piacerebbe sapere che livello di diffusione ha la vostra razza e poi che livello di preparazione iniziale ha il cliente medio sulla vostra razza. Beh, il flat, ancora oggi molti non lo conoscono. Io ho iniziato 30 anni fa ad allevarlo e allora in Italia, oltretutto ne avevo visti solo due. Poi sono andata, vabbè, in Inghilterra e ho scoperto questa razza stupenda e mi ci sono impuntata, nonostante non sia una razza, così famosa, anche proprio dato dal colore, perché ancora oggi il nero, più una volta, devo dire più 20 anni fa, ancora oggi il nero è la serie l'uomo nero, il gatto nero, Fa paura. fa paura. Io alcuni anni fa avevo alcuni genitori che vedevano il cane nero, erano terrorizzati, e i bambini in mezzo ai miei cani che giocavano senza problemi, perché il bambino ha un'altra risposta verso il cane. Per cui oggi già chiedono di più, in questo momento c'è un po' la moda del fegato, dell'altro colore del flat. Io sono un sacco di richieste di fegato, che però è più difficile da allevare, bisogna comunque selezionarlo nella maniera corretta, perché ci sono alcune cose, alcune caratteristiche da tenere presente per averlo corretto. E si lavora sulla selezione. Il lavoro sulla selezione viene fatto in anni, non in una Certo. cucciolata. Per cui questo la dice lunga su chi riesce a fare dei fegato corretti e chi magari gli capita il fegato, senza magari volerlo, perché comunque il nero è più facile, il nero nasce nero, punto. Ma il fegato, il color fegato che oggi c'è veramente tanta richiesta, cioè è allucinante la richiesta che c'è oggi di fegato, e va selezionato, va allevato selezionando alcune caratteristiche principali. Mentre il nero è più facile perché è nero, un po' come il Labrador Chocolate, senz'altro va selezionato in un'adatta maniera. Infatti hanno aumentato anche le cucciolate di chocolate per Sì, questo. certo, Il sì. Golden invece è Golden, dovrebbe essere Golden. Ma allora, nel caso del Golden, io devo dirti che in linea di massima,
Il futuro proprietario del Golden, nella maggior parte dei casi, è una persona che già si è preparata in qualche modo, nel senso che ha letto, si è informato, è arrivato al Golden proprio perché, è stato introdotto alle caratteristiche della razza o le ha studiate, le ha scoperte. Generalmente, diciamo, fatto salvo questo periodo in cui, diciamo, stiamo vedendo, diciamo, di tutto e di più Certo. post-Covid, in cui, diciamo, la richiesta è talmente alta che veramente si pesca di tutto. Però in linea di massima devo dire che il target, di proprietario, di futuro proprietario che arriva al Golden, generalmente è una persona che o è preparata o comunque è pronta a un terreno fertile a prepararsi nella maniera corretta al cucciolo. Sì, questo è vero, questo anche nel flat adesso, cioè arrivano qua le persone che sanno già, si sono informate nel bene o nel male, sanno alcune, molte volte non dico che ne sanno più di me, per cui sono, però sono veramente informate, ma anche sulle altre razze. Cioè, hanno guardato sia Labrador che Golden che Flat e poi decidono di prendere il Flat perché si sono informate. Su questo hai perfettamente ragione. Sì, io credo però che ci sia una differenza con la mia razza, naturalmente, purtroppo credo che sia la più diffusa tra le tre, e Certo, quindi ho non c'è dubbio. ricevo un feedback diverso, nel senso che voi siete un po' più di nicchia, in particolare la razza di Patrizia, e devo dire però che non mi posso lamentare, nel senso che come in tutte le cose c'è di tutto, sia da un lato che dall'altro. Ci sono più persone più informate e persone per niente informate, penso che sia normale questo. È vero che anche tra le persone informate c'è sempre qualche cosa trovo sempre qualche luogo comune che mi tocca sempre quando Sì, mi certo. interpellano demolire, ma penso che sia anche una cosa, ma questo perché diciamo, il Labrador, essendo molto diffuso, naturalmente, da un lato non so se essere contento o no, forse no, perché naturalmente ognuno legge di tutto, allora però devo dire che, almeno per quanto riguarda i miei clienti, sono molto disponibili a farsi consigliare, quindi arrivano magari con un'idea presa non so da dove, che è parzialmente corretta, però poi nel momento in cui abbiamo un confronto, allora sono disponibili e devo dire anche meravigliati. Ah, non sapevo che fosse così. Fosse così, te lo dico io in base alla mia esperienza, poi magari non è così, dico però devo dire che hanno trovato anche riscontro da altre parti. È come se si aprissero gli occhi un po' meglio, quindi arrivano con una infarinatura o con una conoscenza rozza, passatemi il termine, che poi viene affinata, e questo devo dire che mi fa molto piacere perché diciamo, non c'è nessuna presunzione, devo dire, almeno per quanto riguarda i miei clienti, che continuo a ringraziare sempre per. Bene, io vi ringrazio per questa piacevole chiacchierata, spero che sia stata piacevole anche per voi. Certo, noi ringraziamo te. Ho imparato come Assolutamente, sempre, sì, ti ho ringrazio. imparato come sempre, e penso che insomma si possa imparare sempre da confronti del genere, purtroppo a distanza, ma Patrizia, come faccio con tutti i miei ospiti, naturalmente sei invitata qui fisicamente. Appena le acque si calmeranno, decidi tu, naturalmente, ma mi farebbe molto Io in piacere. Sicilia vengo sempre E noi ti volentierissimo, cioè sarei invitiamo. già lì se Ti potessi. invitiamo con i tuoi flat, facci sapere. Io vi ringrazio, quindi ringrazio chi ci ascolterà, chi ci vedrà, perché ci sarà anche la versione podcast, soltanto audio, che Miriam, devo dire, segue molto. Per chi non ha Sì, la perché è la più possibilità. facile da seguire, io la consiglio a tutti perché vi mettete lì mentre fate i piatti, toelettate Sì. un cane, eccetera, eccetera, ascoltate qualche cosa, utilissima. Bene, allora ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Grazie Buona serata. a te. Ciao, Grazie a te. Ciao. ciao, ciao. Buona serata. Ciao.